PlayStation 4 sta per raggiungere quota 100 milioni di unità distribuite dall'anno di pubblicazione e nelle classifiche di vendite ha già superato la console della precedente generazione. Nonostante il lancio di PS5 appaia sempre più vicino, questo non vuol dire che l'attuale piattaforma sia destinata ad andare in pensione, come confermato da Jim Ryan. Prima di entrare nel merito delle dichiarazioni del CEO di Sony Interactive Entertainment, vi invitiamo a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per unirvi a noi di Avriai.it. Durante il Sony IR Day 2019, ossia l'incontro con gli investitori del colosso nipponico, il presidente della divisione dedicata all'intrattenimento ha fatto sapere che PlayStation 4 sarà centrale nelle strategie dell'azienda per traghettare giocatori verso la next gen. Il business legato all'attuale console dovrebbe continuare a generare profitti almeno per i prossimi 3 anni, grazie a possibili tagli di prezzo e alla lineup in arrivo, che include titoli come The Last of Us 2, Death Stranding e Ghost of Tsushima. PS4, nei piani di Sony, diventerà un sistema entry level per avvicinare i giocatori al mondo PlayStation. E la strategia per il futuro, come affermato da Jim Ryan, consisterà nel rendere la piattaforma un contenitore di servizi. L'obiettivo è di garantire divertimento infinito, non solo grazie a una vasta libreria software, ma anche a servizi come PlayStation Now, per cui è stata progettata una continua espansione nei tempi a venire. PlayStation 4 non diventerà dunque obsoleta una volta che PS5 raggiungerà gli scaffali dei negozi e nelle idee di Sony c'è la volontà di offrire un supporto a lungo termine che prosegua almeno fino al 2022. E voi cosa ne pensate? Desiderate passare il prima possibile alla nuova generazione o resterete sull'attuale piattaforma fino a quando durerà il supporto di Sony? Fateci sapere la vostra opinione, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.